Ciao a tutti, vi parlo un po' di matematica, non spaventatevi, e anche se vedete nei titoli di alcuni prossimi video parole che vi ricordano la matematica, non spaventatevi, non sarà mai qualcosa di troppo tecnico, cercherò di renderlo accessibile. Ci sono alcune riflessioni che vorrei fare, ma gli spunti che spero si troviate un po' originali. Oggi soltanto introduco un attimo l'argomento e vi spiego perché secondo me la matematica non piace a tanti. E prima di tutto è una questione di gusti. Non a tutti piace questa serie di giochini, diciamo, che matematici trovano interessanti e altre persone che non hanno questa passione no. Ma secondo me il motivo principale anche per cui così tante persone non amano la matematica è che, oltre a magari non avere la predisposizione per la matematica, la gente non ci vede nemmeno l'utilità, perché a parte far di conto, l'aritmetica, tutto il resto nella vita reale molte persone non ne vedono l'applicazione. È anche per questo che la maggior parte delle persone che non hanno studiato propriamente matematica, o che l'hanno studiata anche nel liceo senza però continuare ad utilizzarla, sanno fare le operazioni fondamentali e se va bene le percentuali, perché queste servono. Se tu hai un bisogno, anche se non ti piace, un po' queste cose le studi. Il problema della matematica è che spesso non sei portato e non hai nemmeno nessun incentivo, non vedi proprio il senso di studiarla. E questo è un problema che io riconosco pienamente. Pur amando la matematica, bisogna dire che, e forse qui ecco, ci butto lo spunto perché affinché non la odiate così tanto, perché la matematica è sempre astratta. Quando i matematici scoprivano qualcosa di nuovo, era sempre più avanti rispetto al bisogno della gente comune o di altri scienziati. Mi esprimo un attimo con qualche esempio, altrimenti non si capisce. Molti dei teoremi, possiamo prendere qualsiasi campo della matematica, dall'algebra al calcolo numerico, pensiamo, non so, numeri irrazionali, numeri immaginari, poi derivate, integrali, dopo ci sono teorie dei gruppi, altre cose che non vi dicono niente, ma tanto per farvi un po' di esempi così, di nomi che sembrano buttati a caso, ma tutte queste cose qui di cui noi, diciamo, sì, includo anche me, ecco, la gente comune non vede assolutamente il senso pratico, dopo sono ritornate estremamente utili, fondamentali, per risolvere problemi magari legati alla fisica. Per esempio i numeri immaginari, di cui parleremo un'altra volta, sono stati diciamo pensati per la prima volta da Erone nel primo secolo dopo Cristo, e fino alla scoperta dell'elettricità, della corrente elettrica, praticamente non sono stati usati. Cioè quasi, cosa, un 1700, 1800, per 1700 anni quest'area della matematica è stata perfettamente inutile, è stata studiata da matematici che avevano la passione di questa cosa, ma semplicemente per passione, non perché avessero un problema pratico da risolvere. E poi ne è stato scoperto l'utilizzo, ed è così sempre per tutte le aree della matematica. Sono inventate quasi per gioco
da matematici, e dopo molti anni, molti secoli, molto spesso si trova un'applicazione concreta, più spesso, più delle volte nella fisica, raramente anche nella geometria e in altri campi, ma ecco, la matematica è astratta perché è più avanti, il che non vuol dire che non serva, magari servirà, ma non lo sappiamo. Il matematico non cerca nuovi teoremi perché è un problema da risolvere, semplicemente perché gli piace. E con questo concludo la nostra discussione di oggi. Vi saluto, buona giornata, ciao a tutti.